Allora, tutto quello che vedete tra poco è stato registrato. Dovevo fare una piccola postilla perché ovviamente facciamo i post GP dentro il circuito e poi ci cambiano tutto totalmente dopo. Quindi tutto ciò che vedete è stato registrato in pista, quindi non sapendo quello che è successo dopo. Quindi 10 minuti dopo la bandiera a scacchi praticamente. Quindi... Esatto, quindi vai con le clip e poi ritorniamo qui in studio. Cioè sì, anche perché neanche il tempo di entrare in macchina ha trovato la macchina di Russell sotto peso. Adesso aspettiamo gli sviluppi, nel frattempo torniamo in albergo e vediamo come si evolve la faccenda. Vai con le clip. Inizia questo post GP così, con noi che ci troviamo alla SURS, questo imbuto. Alla SURS, questo imbuto, tutto regolare fino a questo momento, anche perché è finita la gara, quindi penso sia tutto regolare. Che dire ragazzi, masterclass di George Russell, chapeau. Chapeau, perché ragazzi, una gara veramente di gestione gomma, veramente incredibile, nessuno si aspettava. Attenzione che qua stanno correndo come pazzi. Esatto. Accaparrarsi i posti sotto il podio, c'è già una fiumana di gente che accorre verso il podio per celebrare la terza vittoria in carriera di George Russell. Sì, come dicevo, vittoria veramente splendida, ha perso la miglior gara di George Russell, siamo d'accordo su questo in carriera, perché nessuno si aspettava che facesse una sosta sola, invece l'ha fatto, e nonostante negli ultimi giri Hamilton lo stesse pressando da vicino, noi eravamo qui alla SURS, quindi vedevamo come trazionava molto bene Russell, nonostante le gomme molto più vecchie rispetto a Lewis Hamilton, e si è portato a casa una vittoria veramente incredibile. Complimenti a George Russell. Mercedes, devo dire che nessuno si aspettava così al top in questo weekend. Diciamo che probabilmente la qualifica sul bagnato l'ha favorita, perché comunque McLaren aveva mostrato un dischetto passo sull'asciutto, probabilmente partendo un po' più dietro si è trovata un pochino in difficoltà. Piastri, che nonostante la posizione di partenza stava per vincere, poteva vincere, aveva la possibilità di vincere la gara, un piccolo errorino al pit stop che ha pregiudicato un po' la sua prestazione, però ottimo, ottimo podio per il pilota australiano dopo la vittoria del Gran Premio d'Ungheria, si conferma. Malino invece, Norris, che continua a sbagliare le partenze, continua a perdere posizione in partenza, e anche nella lotta un po' con Verstappen a un certo punto ha fatto un spiattellamento che è stato metà gara dietro a Verstappen. Sì. Oh. Il bello della diretta, ho preso la scossa da Yuri, che è una gara elettrizzante. No, dicevo, non Russell, c'è trucco, non c'è inganno. Dicevo, Norris la sua gara l'ha rovinata, tra virgolette, facendo quel bloccaggio quando poteva agilmente passare Verstappen, perché la McLaren va molto di più della Red Bull, e invece ci è rimasto incollato dietro per praticamente tutto il resto della gara. E Leclerc, non abbiamo parlato di lui, Leclerc è arrivato quarto e diciamo che ha tirato fuori il meglio che si poteva tirare fuori da questa gara, perché insomma la Ferrari non aveva tutto questo gran passo, ma è stato veramente preciso, a parte un piccolo errorino al pit stop. Assolutamente sì, assolutamente sì. Prima parte di gara molto molto buona, poi la Ferrari molto probabilmente aveva la sensazione che abbiamo un po' dalla pista, degradava più degli altri rispetto insomma a tutte le avversarie, quindi Leclerc sinceramente non penso potesse fare molto di più, ha difeso strenuamente come possibile insomma la posizione su Piastri, è riuscito anche nel finale a tenersi dietro Verstappen e Norris, quindi direi gara di Leclerc, non poteva fare assolutamente di più. Ecco, Verstappen che dopo due gare a Spa che parte dietro e vince, questa volta arriva al quinto posto, però non ha più l'astronave degli anni passati, quindi c'era da aspettarsi. Ora, noi non abbiamo sentito team radio, non abbiamo sentito niente, no. Non sappiamo dati tecnici, quindi sarà un post GP molto da impressioni a caldo dal vivo. Arriviamo qui sotto i semafori, dove Leclerc ha avuto un grande scatto alla partenza, sì. E adesso aspettiamo il podio. Second place, Lewis Hamilton.
Allora, ci siamo messi comodi con, direi, una discreta vista sullo sfondo, quindi direi che non ci può essere posto migliore per fare la top and flop di questa gara, ovviamente vista dal nostro punto di vista, ovviamente, quindi non andrei a dire cose strane guardando il fondo, visto che diciamo che ci siamo più che altro concentrati sulla gara davanti. Direi ovviamente non possiamo non mettere nei top George Russell, che ha fatto una gara sontuosa di gestione gomma e, come dicevo prima, trazionava qui in fondo all'inizio dopo la Surs in una maniera incredibile con le gomme vecchie. Quindi a un certo punto ci stavamo anche guardando, dicevo, ma cosa sta facendo George Russell? E invece ha stupito tutti, è andato a vincere la sua terza gara della carriera, quindi direi primo top per George Russell. Te cosa... No, oltretutto continuavamo a dire deve fermarsi, deve fermarsi, deve fermarsi, poi ci siamo accorti che il distacco sugli altri non stava diminuendo così tanto, e per cui grande gestione gomma, ma non è la prima volta che lo vediamo gestire bene la gomma, Russell. Ricordo anche altre gare in cui fece strategia una sosta e fece ottime cose. Ti dico un mio top. Beh, un mio top deve essere sicuramente Oscar Piastri, che al netto del pit stop un po' così ha fatto una grande gara e ha surclassato il compagno di squadra Norris, che io invece metterei tra i flop, perché insomma non è riuscito, pur con una macchina nettamente migliore della Red Bull, a superare Verstappen, oltretutto tentando subito una frenata in un punto dove sorpassarlo era veramente impossibile, perché se non sbaglio era la bus stop. Adesso ripeto, noi non abbiamo sentito né team radio, non abbiamo sentito cose varie, dati tecnici non ne abbiamo, quindi è tutto di pancia. Però direi flop Norris. Sì, sono d'accordo con te. Piastri, sì, al netto dell'errore comunque ci sta, è ancora giovane, può sicuramente migliorare, però Norris, come al solito, nei momenti clou ha sbagliato in partenza dove ha perso posizioni, e ha sbagliato nel momento in cui aveva la gomma più fresca di tutti, probabilmente cercare l'attacco troppo presto, a spiattolare le gomme e quindi perdere quel vantaggio che aveva di gomma. Quindi direi assolutamente metterei nei top anche Lewis Hamilton, gara incredibile soprattutto nei primi giri, dove prima ha passato Perez in partenza e poi Leclerc, stava tenendo tranquillamente il ritmo, poi è arrivato alla masterclass del compagno di squadra che gli ha tolto probabilmente una vittoria che si era guadagnato sul campo, però Russell alla fine giustamente si è portato a casa la vittoria. Mettere anche te flop un Sergione Perez che è abbastanza anonimo oggi, che dici? Io dico che partendo dalla prima fila ci si aspettava nettamente qualcosa di più, soprattutto in una gara che per lui era cruciale, perché lui doveva far bene in questa gara, dato che la sua posizione all'interno del Red Bull non è un mistero, è un po' precaria. Invece è partito male, è stato subito infilato da Hamilton, che ha avuto uno scatto clamoroso, e poi in gara non si è visto, è stato anche superato da Sainz, di cui non metterei lui tra i flop, ma metterei la sua strategia, perché è stata una strategia che è stata un po' traballante e non ha pagato tantissimo. Flop assoluto la Haas, assolutamente anonima, e come diceva Yuri, Hülkenberg è sempre primo a fermarsi, ma poi i risultati di queste cose si vedono poco, e insomma Haas veramente male. Mezzo top Alpine, che qui è andata veramente bene rispetto alle scorse volte, quindi bravi loro. Yuri, allora a questo punto direi che è il tempo di passare al premio Jean Alesi. Chi è stato il pilota più sfigato del weekend? Vai! Eh beh, direi che non ci sono assolutamente dubbi, essendo anche l'unico ritirato purtroppo della gara. A un certo punto l'abbiamo visto quasi fermarsi in pista, è riuscito a un certo punto sembrava fosse ripartito e invece poi si è definitivamente fermato. Tra l'altro in qualifica si è preso tre posizioni di penalità per impeding,
penalità che alla fine non è servita, è un po' come il meme del pallanuotista che si butta l'acqua addosso, no? Era 19esimo, 3 posizioni di penalità, 19esimo, va bene. Però direi che non si può non dare il premio all'Esia al povero Guan Yu Zhou, che è stato l'unico ritirato della gara, e purtroppo per lui non già è abbastanza sfigato a guidare la peggiore macchina del lotto, in più gli si ferma anche, quindi direi che non può non prendersi questo premio premio all'Esia. Ma adesso ultima chicca della giornata qui da Spa, la prestazione dimenticata. C'è stata un po' di discussione su questo, sono curioso di vedere chi hai scelto alla fine. Ho scelto Lance Stroll, lo strollone, che penso sia il primo pilota ad andare a 2 nella classifica della prestazione dimenticata. Non vorrei sbagliarmi, ma se mi sembra di sì. Sì. Il buon Stroll è stato innanzitutto l'unico a picchiarla durante la qualifica bagnata in condizioni veramente molto insidiose in uscita dell'Eau Rouge, e poi in gara è stato evanescente, devo dire. Prima ha tenuto dietro diversi piloti. Si è visto soltanto quando ha tenuto dietro Perez, Russell e durante le sosta ai box, e poi sembrava a un certo punto potesse andare a punti, neanche no, quello. No, quindi no, no. Stroll veramente prestazione dimenticata è proprio indimenticabile. È il termine esatto. Quindi questo era uno stringato post-GP, ma diciamo che non potevamo portarvi qualcosa di meglio da qua. Io penso che proprio un contenuto del genere per noi è il massimo a cui potessimo aspirare, Yuri. Ci perdonerete anche questo video che sarà molto poco montato, anche perché noi stasera torniamo in albergo, domani abbiamo l'aereo che ci riporterà a casa, quindi non è che avessimo tutto questo tempo. Ci potrebbe essere una giocata questa sera. Attenzione. Di cui però non siamo ancora sicurissimi, e la vedrete forse nel video di giovedì. Quindi giovedì vlog di Spa, dove vedrete un sacco di cose pazzesche. Vedrete, cosa possiamo dire che vedere? Beh, un'intervista a Thierry Boutsen, ma anche tanto altro. Tutte le macchine storiche di Officina Cara dal vivo, vicinissime, nel dettaglio, veramente F1 porn, devo dire. Quindi appuntamento giovedì ore 13:30. Per il post CP invece si va in vacanza come la Formula 1, appuntamento Gran Premio d'Olanda a fine agosto. Ciao! E adesso direi di chiudere con questa immagine poetica. E quindi eccoci qua la postilla del video, perché ovviamente da quando eravamo in circuito sono cambiate un po' di cose, tipo il vincitore George Russell trovato sottopeso di 1,5 kg e purtroppo è stato squalificato, e quindi vittoria che va a Lewis Hamilton. Questo cambia leggermente le cose. Tra l'altro, non so se avete notato dove siamo al kartodromo di Kerpen, qui dove Michael Schumacher è cresciuto, quindi per me è un'emozione incredibile finire questo video in questo posto. Però quindi Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Belgio. Direi che a questo punto il premio all'Esia, che era stato assegnato a Guan Yu Zhou, direi che George Russell se lo merita appieno. Che dite? Insomma, vittoria tolta, anche se dopo bisogna vedere se quel 1,5 kg sicuramente potrebbe aver influito un po' sulla prestazione. Però ragazzi, vittoria tolta così, in questa maniera, George Russell vince definitivamente, spodesta Guan Yu Zhou e vince il premio all'Esia del Gran Premio del Belgio, e quindi vola in classifica George Russell, perché è la terza nomination dell'anno, e quindi vedremo se George è sulla buona strada per vincere il premio definitivo. Ma siccome qui non sono solo qui al kartodromo di Kerpen, ma abbiamo il nostro opinionista tecnico Marco Nesi casualmente qui con noi, grande Marco. Allora, ciao. Visto che sei qui, io ti volevo chiedere dal punto di vista tecnico soprattutto se questo 1,5 kg potrebbe aver fatto tutta questa differenza per la vittoria di Russell. Allora, quanta differenza posso aver fatto non te lo so dire, però ti posso dare un'altra chicca. Vai. Che è probabilmente più gustosa. 1,5 kg più o meno il peso del pick up della gomma che le macchine fanno nel giro di rientro, quindi vanno a raccogliere la gomma depositata, i famosi marble. E ci sei dimenticato? No, dico che a Spa le macchine l'hanno fatta rientrare subito, quindi non ha avuto il tempo di fare tutti i 7 km e di conseguenza non ha riportato quel peso. Altra cosa interessante che mi ha detto un mio caro amico Cristian Falavena, che ringrazio per questa nota tecnica, mi dice che fanno una doppia pesata, fanno una pesata fuori all'esterno e una pesata all'interno. Perché? Perché le Formula 1 generano talmente tanto carico che se si sollevasse vento, anche solo 20 km/h di vento, la macchina genererebbe downforce e quindi schiaccerebbe sulle bilance.
E direi che con questa chicca del nostro grandissimo Marco possiamo finalmente concludere questo post GP, a meno che non ci siano altre squalifiche, spero di no, perché basta adesso. Appuntamento quindi tra un mese per il Gran Premio d'Olanda. Ciao!